Un pancake speciale. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, sì, sei ciao qui a tutti sul canale e benvenuti giusto. Nella nostra brava, cucina virtuale, brava. Come diciamo da 4 anni, da senza 4 anni. Lo impari a memoria. Come se anche state? Tu hai la formula giusta all'inizio, mi raccomando, condividi questo video e dobbiamo arrivare a 100.000 like. Sì, certo, contaci. 100.000 e allora like. Ragazzi, oggi la ricetta per una colazione sfiziosa e gustosa dei vegan pancake, cioè dei pancake senza uova e senza burro. No, la padella ci vuole, ci vogliono anche delle farine un po' particolari. Spostiamoci di là e andiamo a vedere questo buonissimo pancake come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la mia prima sana colazione: un cucchiaio di farina di grano tenero integrale, un cucchiaio di farina di avena, un cucchiaio di polpa di prugna. Questa la prendo alla Lidl, è 100% polpa di prugna, delle fragole per guarnire, un cucchiaino scarso di lievito per dolci. Poi, se servirà del liquido per rendere più morbida la pastella, aggiungerò un po' d'acqua ad occhio, nel senso, quando la pastella sarà fluida come uno yogurt mi fermerò dall'aggiungerla. Vi metto qui anche un succo di mirtillo, che è buonissimo anche per sostituire l'acqua nella parte liquida. Io non lo userò, avendo questo dello zucchero aggiunto non mi va di metterlo in questa colazione, perché poi guarnirò il mio pancake con del buonissimo miele bio di arancia. Quindi cominciamo subito la nostra preparazione. Ho messo la bilancia, così vi dico anche le quantità in grammi. Un cucchiaio di farina integrale pari a 17 grammi e un cucchiaio di farina di avena pari a 15 grammi. Aggiungo anche un cucchiaio di polpa di prugna, circa 27 grammi, e un cucchiaino scarso di lievito in polvere. A questo punto, con una piccola frustina a mano, comincio a miscelare i miei pochi ingredienti e aggiungo un filo d'acqua, un altro po' d'acqua, fino a quando l'impasto non diventa fluido come uno yogurt, cioè non deve rimanere intrappolato all'interno delle fruste, non deve essere così denso, ma neanche super liquido. Sono circa 3 cucchiai di acqua, per intenderci. Ok, questa è la consistenza giusta della pastella. Deve essere proprio una pastella fluida e morbida, con tutti gli ingredienti ben sciolti, ma non liquida. Perfetto. A questo punto metto dentro anche 3 fragoline che spezzetto. Ho scelto 3 fragole piccole, voi se le volete più grossette mettetene di meno, eh. E inglobo nell'impasto. Il mio profumatissimo pancake è pronto per essere cotto. In un padellino a fiamma bassa, leggerissimamente sporco di olio, ho buttato proprio una goccina e poi rimossa con un tovagliolino di carta, verso la mia pastella. Fiamma bassissima, copro con un coperchio e voilà, quasi pronto. Con una spatola mi aiuto per staccarlo dal fondo e rovesciarlo. Che bell'aspetto! Mentre completa la cottura sul fondo, metto sopra il miele. Lo metto adesso perché, essendo questo un miele denso, altrimenti non si scioglierebbe e rimarrebbe a mo' di grumo sul pancake. La cottura è pronta, possiamo impiattare. Prendiamo il nostro bellissimo pancake, poniamolo sul nostro piatto, accompagnato da un kiwi. Buona, felice colazione a tutti. Provatelo e vedrete quanto è buono. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo.
avete visto come si fa questo pancake? Come si fa questo pancake? Tutto integrale, tutto buonissimo. Seguite la ricetta e vi verrà. Certo, non immaginate che vi venga la gommosità tipica però, del pancake, però è molto buono, vi riempie lo stomaco, perché quello vogliamo a colazione, che si abbia una confortevolezza. Brava. E vi aiuta dopo a svuotare lo stomaco. Vi aiuta a svuotare lo stomaco, ma soprattutto vi riempie lo stomaco e vi svuota lo stomaco con dolcezza, perché è molto buono, molto amabile. Quindi provatelo e lasciateci tanti commenti qua sotto dove ci direte cosa ne pensate. Basta. Quindi basta, se ti piace la ricetta mi raccomando condividila, vi ringraziamo per le vostre condivisioni, per i vostri pollici in su e mi raccomando ci vediamo sempre qui per il prossimo video e sulle nostre... sulle vostre brava, tavole. Brava, ciao. Vedi che lo sai. Ciao ciao.